cerchiamo di analizzare cosa è successo in quei 5 minuti del secondo tempo, Tommaso. Guarda, ora così spiegarlo è veramente arduo. Sicuramente bisognerà rivedere le immagini, bisognerà capire cosa, diciamo, non ha funzionato in quel blackout di minuti. Sicuramente questa striscia un po' negativa di risultati ci porta indubbiamente delle fragilità che bisogna risolvere al più presto, quindi l'unica soluzione è quella di lavorare e cercare di capire quali possono essere in questi momenti limiti, che sicuramente sono più mentali che altro. Soprattutto perché il Pescara nel primo tempo si era ritrovato bene, avevi sbloccato tu il risultato sul calcio di rigore e fino all'episodio del rigore causato da Mora il Latina non si era mai fatto vedere. Assolutamente, infatti diciamo che è stato un primo tempo importante dove abbiamo proposto un ottimo calcio, poi ripeto, dopo l'intervallo ci siamo trovati un attimo a ritmi bassi probabilmente rispetto a quelli del primo tempo e ci siamo, con quel blackout abbiamo vanificato, diciamo, una prestazione importante, anche perché, come hai detto tu, il Latina fino a quel momento aveva fatto veramente poco. Dispiace buttare via un risultato pieno a livello di punti e accontentarsi di un solo punto, perché la prestazione c'è stata e i pericoli sono stati veramente pochi, se non quei due squilli dove il Latina ci ha punito. Ti chiedo un'ultima cosa, ti chiedo Tommaso, è chiaro che questo poi ne parleremo con l'allenatore Colombo, però dall'alto della tua esperienza una spiegazione puoi darcela. Pescara avanti 2-1, però il Latina ha palleggiato con tanta facilità e soprattutto eravate scoperti a centrocampo e sul cambio gioco che poi Sannipoli ha concretizzato con il gol, perché? Guarda, ti ripeto, ora bisognerà analizzarle così a caldo dopo la partita, ti dico, non ho rivisto le immagini, quindi mi resta difficile poterti dare una disamina, ma sicuramente sì, dovevamo avere magari più ritmo, più aggressività in determinate zone di campo, che poi alla fine sono un materiale importante per non prendere gol e non capitolare alla fine.